le prostitute. Le prostitute, le mignotte, non è che pagano le tasse, cioè, poi scusate, no, ho detto mignotte, scusate, vero, non si può. Le prostitute non è che pagano le tasse, quindi voglio dire, bisognerebbe regolamentarle, voglio dire, cioè, ma non c'è, quindi... Allora, vediamo un po'... Ah, scusate, mi ero dimenticato che non si può dire un cazzo in live, adesso domani uscirà un free boot su TikTok dove dicono che insulto le prostitute. De Curto, grazie per il 5, no. Tra per amare, Palatino. No, spostiamo la cam. Allora, tra l'altro mi hanno sbloccato su TikTok che devo pubblicare un sacco di video per poi essere Bloccato tra un paio d'ore. Relative, grazie per i 7, mi trovo a parlare, Palatino, vediamo se mi ha sbloccato. Ma non è che mi sbloccano? Entro oggi TikTok. Sono bloccato una settimana, scusate, devo un attimo controllare a che orario mi sbloccano. Sì, ma ho fatto dei video, mi ribloccheranno tra un quarto d'ora, tanto sicuramente, se voglio dire. Ah, è le 16.54, a posto, non è ancora il momento, non è ancora il momento. Diamoci un po' di rat. Creato? Simone, cosa ho creato? Una gallina è diventata. Una gallina. Cosa ho creato? Simone, qualcosa. Bellissimo. So you wanna go to a real... Mio Dio, un incubo febbrile. Oh, no, sono prettissimo. Oh, mamma mia. Che bocconcino, ragazzi. Questa cosa me la sogno di notte. Ma che è sto schifo. Oh, mio Dio, stupendo. Adoro, regà, ve lo giuro. Non lo fate. Che bel bocconcino. E più, per favore, non lo fate mai più, però adoro. Adoro. Ehi, non mi riconosci? Luffy. Tu conosci la principessa Uta? Oh. Beh, in fondo lei è la figlia di Shanks. Devo 100.014 anni sul sacco. Ma che copyright, la pubblicità, il copyright. Subreddit, yeah! Anche se ho fatto relativamente poco per il subreddit, me ne prenderò il merito, grazie mille. Saluto i mod, nel dubbio. Comunque, oggi, ragazzi, come promesso, daremo di nuovo un'occhiata al subreddit. Vediamo un attimo che cosa avete combinato. Io quando parte la sigla dei Polaretti... Cioè, raga, era questo qui il post con più like del mese, siamo seri? No, sapete che c'è 100.000, fate una cosa, iscrivetevi, grazie per la sub, il subreddit non lo faccio più, raga, tanto non serve, ve lo dico. Forse è stata una cattiva idea farlo, non lo so, che dite, lo cancelliamo? Così chiedo per un amico. Uovo di Ratorix, tap per aprirlo. Ok, caricamento, normale 39%, raro 20, epico 15. Ratorix. Ma che cazzo è sto bordello? Rat, ma che cazzo di subreddit time? Quindi è così che giochiamo, eh? Ratorix rollato comunque, leggendario. Vabbè, come minimo sono fortunato, cosa posso dire? È anche copyrightata come canzone, però dettagli, grazie mille ragazzi. Ecco perché è un altro motivo per il quale non facevo il subreddit. Mi arrivavano 20 strike a video ogni volta che facevo qualcosa. Quando ti tagli i capelli, come i tuoi genitori ti descrivono? Come ti descrive tuo fratello? Taglio dei capelli è drammatico. Perché sapete che ho notato una cosa? Quando ti tagli i capelli, inizialmente ti sembra di star bene. Più passa il tempo, più ti rendi conto che stai di merda. Non so perché succede. Perché succede così? Ti tagli i capelli, ti guardi allo specchio e fai figo, figo, figo. Dopo un'ora ti guardi e fai beh dai, carino. Dopo un'altra ora fai oh mio Dio che merda. Ma perché fai così? Poi quando chiede la gente come sto e loro... Ma... Benissimo. Sei bellissimo. Stupendo, guarda. Meraviglioso. E tu sei lì che... No, come credi di essere, come sei realmente. Mamma mia, no, no, no. Ma perché mi bullizzate, regà? Ma cosa vi ho fatto di male? Questi capelli, quei maledetti capelli. Che poi, regà, scherzi a parte, io sono così ogni volta che esco dalla doccia, eh. Orrendo, orrendo, bruttissimo, mamma mia. Amore, sono incinta. Hola, mi nombres. No entiendo. No entiendo.
Simonito. Vi posso dire, sono contento che vi sia piaciuto il video con Simonito. Adesso vi faccio vedere una cosa. Io, se mai Naomi, io e Naomi avremo un figlio, quando Naomi sarà incinta, sarà la prima cosa che dirò. Lo stesso, in generale. Sono incinta, no, intendo, amico. Hasta la vista, luego. Vamos alla playa. Troppo bella. Raga, questo video ha avuto uno dei watch time migliori di sempre per quanto riguarda le sponsor, perché è bellissimo. Vedete, qui parte la sponsor, come al solito tutti quanti skippano, però guardate qua, la gente skippa e ok, vede NordVPN, Radwix, ok, skippa. E c'è Simone, e quindi fanno tutti: aspetta un attimo, fammi tornare indietro, fammi capire che cosa sta succedendo, no? E vi giuro, tutta la parte finale della sponsor ve la siete vista tutti. È stato stupendo, mamma mia. Oh, io dico a NordVPN, voglio un aumento dopo sta cavolata, ok? Io ve lo devo dire, sono il genio del marketing, non ho nient'altro da aggiungere. Cosa ho appena visto? Fammelo vedere tutto. Simone apprezzerà. Vediamo che cosa mi risponde, raga. Oh, mi ha risposto? No! Beh, la cosa migliore qua oserei dire che è questa. Bel cazzo! Secondo me se sto sarebbe un complimento da fare agli amici. Perché guardate che bisogna fare, se voi per qualche motivo vedete il cazzo agli amici, fategli il complimento. Guarda che non è una cosa omosessuale, ci sta, cioè, voglio dire. Se siete in palestra vi fate la doccia, che siete uno di fronte all'altro nudi per forza, dico bel cazzo. Bel cazzo, Andre. Se ci fa un tiro, easy, ottimo, bel cazzo, bravo, complimenti. No, basta, non posso far vedere questo. Prof, buongiorno classe, il bambino disabile. Compatta e morbida, eccola qua. Ma non perché rido di me stesso, mamma mia, regà, non ho parole. La logica di Ratorix, prima riflette e poi parla, ho paura. Questo video me lo ricordo, faceva schifissimo. E cosa è quella roba? Allora, il gusto è ok. La consistenza è terribile. Mi si è sciolto il pisello. Rat. Io su due piedi, guarda. Oh, per l'amor del cielo, magari, voglio dire, c'è della saliva acida, perché così su due piedi. Signori, prima rifletti e poi parla. Ecco, vedete per esempio, questo mio look, io con la barba bruttissima, chiazze, cose così, capelli a caso, col cappellino ovviamente. Ecco, quello lì era il mio periodo di non mi va di fare una sega, ok? Orrendo comunque, mamma mia, mai più. Cioè, tipo, io mi sono detto, fino a quando non avrò la barba completa, non me la farò più crescere. Bambini di 4 anni, quando vendono qualsiasi cibo che non sia un dolce o una caramella. Caramella. Ti rendi conto che fa poco schifo? Sono io, il bambino però di 24 anni. No, vabbè, dai. Non... Tu, Rat, io manco per il cazzo proprio. È vero, non sono più così, ragazzi. Ho cambiato, sono diventato una persona molto migliore, va bene? Viva l'alimentazione! E basta. Squilla il telefono della maestra. I bambini delle elementari. Ma raga, perché? Perché? Perché ancora? Ma che cavolo? Oh, ci sono certe suonerie che ragazzi rimarranno per sempre, voglio dire, dai, cioè. Certe suonerie, certi suoni rimarranno per sempre nella nostra testa come canzoni. Come ad esempio, come già citato numerose volte, l'ora esatta, quella... E tu sei lì che... Cioè, prima devi superare il trauma dei flashback del Vietnam che ti riportano alle 7 di mattina con tua madre incazzata che già ti voleva menare di base, perché esisti? Perché alle 7 di mattina lei era di riposo, ma povera stronza, si è svegliata perché tu, coglione, non l'avresti sentito la sveglia, quindi già tua madre ti vuole assassinare l'anima. Però, dopo un po', superati il trauma, cominci anche tu a ballarla, voglio dire. L'ho trovato! Pensavo che quel video fosse morto! Invece no! La gente continua a ripescarlo una volta ogni tot mesi, ma che cavolo! Io vi giuro, questo qui è uno dei pochi video di quali mi pento di aver fatto uscire, ok? Cioè, tipo, è una compilation di cringe assurda! È verissimo, ogni singola volta che chiamavano la maestra elementari la classe diveniva, madonna, una discoteca. Che mangiamo col film di Bud Spencer. A messere? Che lessico, mamma mia! Tesoro, sono incinta io, ovviamente. Questo, in realtà, vi posso dire una cosa? Una cosa che voi non sapete.
sapete? Ho tolto il link di NordVPN in quella scenetta lì, apposta per voi in un certo senso. Perché sapevo che la gente l'avrebbe memato, per questo ho detto vabbè dai, gli facilito un pochetto il lavoro. Colleziona tutti i 6 Ratorix. Ratorix penso ba... So, sai che bella? Che tupolona Ratorix femmina, attenzione, attenzione. Cioè, se c'è qualche ragazzo single in chat, se ci sono dei ragazzi single, provateci con Ratorix donna, perché... Base, Ratorix femmina, Ratorix bambino sarebbe? Mamma mia! Ratorix vecchia, vi giuro, regà! Io non posso accettare, cioè, se sarò minimamente così da vecchio... Non lo so, non accetto questa cosa, però vabbè. Ratorix avesse una barba, Eve, magari? Ratorix ciccione... Ma anche Ratorix Chad! Dov'è Ratorix Chad, eh? Sempre a prendermi in giro, Maya! Non c'è Ratorix Chad, rassegnati. Chadizzarmi un po'? Che cavolo! Una gioia, ogni tanto la vorrei anch'io, regà! Oh, so io! È stonatissimo rispetto al corpo. Ha la faccia da bambino e il corpo da abominio. È veramente... No, è proprio stonatissimo, cazzo. Lady Ratorix. Io, ecco, vedete qualcuno che finalmente mi fa vedere per quello che effettivamente sono, ok? Questo, regà, sono io quando non mi registrano. Perché ovviamente non vi voglio far sentire a disagio. Per questo rientro in questo corpo, cioè nel senso che flexo grazie i muscoli, per la sabbia, okay? Però appena inizio a flexare leggermente succede questo. Adesso vedrete tutti e 58 i commenti che mi daranno ragione. Gigarat, di scritto medio. Ecco, anche di scritto medio. Questo sono anche sia io che di scritto medio. Avete ragione, Shadowrix. Cos'è sta roba? Ma che cazzo? Ma cos'è, un nemico di Fallout? È un Chad con altri due busti Chad al posto delle braccia. Sembra il penultimo cattivo di Mortal Kombat. È sempre così. In tutti i primi Mortal Kombat, i primi, prima di Shao Kahn o Shang Tsung, c'era sempre un armadio a 16 ante. Che fosse Goro, Motaro, Kintaro. E questo sembra il pre-boss finale di Mortal Kombat. Wow. La qualità non è delle migliori, ma spero apprezziate comunque. Poi già che stiamo parlando del non ridere, sapete che c'è? Voglio provare a riportare le prove a non ridere. Arriveranno, regà, tranquilli. Maestra dell'asilo, mettete tutto al suo posto. Il bambino che mette il quadrato nel posto del cerchio. Perché queste cose le fanno così difficili? Dio santo, non potevate fare un sistema più facile per infilare sta roba qui? No, mi dovete complicare la vita come sempre, aiuto. Che sistema più facile effettivamente ci sarebbe, però vabbè, lasciamo stare. Sapete qual è il bello? Che non lo sto manco più usando quel coso che avevo messo in quel video. Nome del video, setup, nel dubbio, se siete interessati, ragazzi. Ero molto creativo con i titoli ai tempi, devo ammettere. Il 99% degli youtuber hanno una sedia gaming. La sedia di Ratorix non esiste. È vero, lui fa tutti i video in piedi. Ah, come PewDiePie stava nella floor gang, io sto nella stand-up gang, ok? La verità è che ho sempre voluto fare lo stand-up comedian e mi sto allenando. No, in realtà, regà, è perché non voglio star seduto troppo tempo così. Cioè, ogni tanto mi alzo e poi... Guarda, hai ragione, star seduti è una roba che è proprio atroce, veramente. Cioè, star seduti è una cosa che è veramente insopportabile. Io non so come fai, guarda. Sono d'accordo anch'io, bisognerebbe stare più in piedi nella vita. Mi sento molto più energetico, cioè nel senso... Sì, anch'io, guarda. Posso andare da una parte all'altra e fa cose. Invece quando sto seduto sto lì fermo e non posso fare nulla. Ovviamente la musica è da NCS, ecco qualcuno che capisce. Top 10 volte in cui ho baciato Ratorix, che mi sono perso. Ah, ok. Vi giuro che per un attimo mi è salita l'ansia. Era 17 luglio 2022, mentre Vadim era uscito, sono riuscito a introdurre... Riuscito? Quando si fecero le 3:24 del mattino e Vadim era già addormentato, decidi di scendere. Ma che cavolo? Avvicinai la mia faccia alla sua molto lentamente, nel momento in cui le nostre labbra si toccarono feci fatica a trattenere l'eccitamento. Smontai l'amaca e solo dopo aver deccato il piede sinistro... Ma che schifo! ...luce della luce destro, uscì dalla porta che dava all'esterno. Ma che schifo! I miei occhi, perché ho deciso di... Hai una fanbase molto strana. ...di fare questo lavoro, regà. Ratorix, dovesse aprire un sito illegale. Ok, questi qua sono decisamente un sacco di uccelli. Molto...
utente medio di Reddit quando gli viene chiesto di andare fuori. Ce la posso fare, nulla è impossibile. Ragazzi, ricordatevi, il concetto è molto semplice. Giusto per farvi un esempio, prendiamo la scritta "non posso farlo". Così da vederla magari è deprimente. Ma è proprio in casi come questo che dovreste prendere un paio di forbici e darci un taglio. Non ce la farò mai. Altro che sei un meme vivente. Vi posso dire che tutte queste scene me le ricordo come se fosse ieri. Voi non avete idea, questa scena qui l'ho fatta qualcosa tipo 6 volte, non sto scherzando. Anche perché almeno 2 o 3 volte ho tagliato di troppo con le forbici. E tipo ho tagliato un pezzo della N, ok? E quindi ho dovuto riregistrare la stessa scena, perché ovviamente non posso far vedere 2 fogli con 2 scritte diverse, ok? Era un po' speciale ai tempi, va bene, che ci devo fare? Guardatevelo tutto, ne vale la pena. Ecco, questo è il secondo video del quale mi pento che è uscito. Watch more. Preparatevi perché oggi si soffre. Se si soffre. Oh, wow. Benvenuti su Watch More Italia per una top 10 delle performance musicali live più insopportabilmente siete della storia. Degli infami. Diamo un'occhiata a momenti. Ve lo posso dire, raga. 2 hours later. E alla numero 1 questo. Vi lascio così, sia perché... Ma cosa aveva 8 anni? Scusatemi, ma ho finito proprio la voce, veramente non ce la faccio più. Sia perché non c'è bisogno di voce per descrivere ciò che state per vedere. Una scena di mezzo secondo che descrive perfettamente tutto quello che c'è da sapere, ossia... Okay, ma aveva 8 anni! Non so che serve, comunque ve lo dico uguale. Era piccolissimo, ma che carino! Commentate, votate, iscrivetevi, se ne volete ancora, guardate. Dai, ma che carino. Vi odio. Che carino, dai. Cioè, suggerito un mio video, va bene? Grazie mille. Grazie mille, YouTube. Aspetta, non fare casino, per cortesia. È un video carino di te, di tua... Facci vedere un video carino di te e di tuo fratello. Tra fratello e sorella il rapporto è questo. C'è della violenza dietro, eh. È inevitabile, ragazzi. Fratello e sorella si picchiano. È così, così che funziona. Mi è arrivato un pugno nel naso. Oh, ci sono persone che si allenano tutta la vita e non riescono a farlo, eh. GG. Ma se ci provo io, il problema è l'atterraggio. Mamma mia, questa è tipo la relazione media tra fratelli, ve lo dico effettivamente. Oggi, ragazzi, nessun argomento specifico. Volevo semplicemente guardare dei memini su TikTok. Quindi, nel dubbio, buona visione. È passato un anno da quando il mio compagno di stanza mi ha sgamato ad allenarmi. Pennywise, oppure tipo il Grinch mentre sta, non lo so, rubando. Sì, veramente. Il Natale. Ho visto in terza persona, sta cosa è bruttissima. Non riesco a smettere di pensarci, mamma mia. Ho detto a mia mamma che sono con te, mi mandi una foto e fallo sembrare che effettivamente stiamo insieme. Ok, parte 3. Rindai, 8 su 10. Ci sta. È la mamma che valuta, non ho capito. Ralf 4, madonna, sembra che stanno a un appuntamento. Che cavolo. Jed 7 su 10. Che cavolo sta facendo volare un tram. Ok, lui è ancora di più. Jason, oh, oh, effettivamente questa è una foto che farei. 11 su 10 pure secondo me. Il problema è che sta cagando coi jeans, quello è il dramma, cioè, voglio dire, non è molto convincente visto che si sta cagando nei jeans. Oh wow. How's the test going, buddy? Got something on your hand, huh? Questo è però ammettiamo che effettivamente quando fai la verifica e copi c'è sempre il sudore, cioè c'è la gocciolina di sudore, tipo stai sudando, c'è la prof che passa e tu cerchi di fare lo gnorri che muove le cose, tu. E che poi quando stai copiando cerchi anche di entrare nella modalità tipo gnorri, tipo che quando la prof passa tu per far finta fai... Fai tutto così da solo.
Così pensi, la prof non penserà mai che sto copiando. La prof penserà che sto pensando. Tipo tesissimo che quando ti chiama fai, scusi signor Andrea, e tu? Sì? Cosa? Ho fatto... Letteralmente come ci si sente quando la prof vi becca a copiare, ve lo posso dire. Mamma mia, che zoom all'occhio. Che poi ora che ci penso, perché questa persona sta nella pizzeria di FNAF? Cioè, sul serio, raga, chi è che ha delle mattonelle così in casa? Kenny, il cane che parla, usa i pulsanti per rispondere se vuole un osso oppure uno snack. Vediamo. So, Kenny, today's options are bone, bone. Yes, bone, or treat. Show, io penso che abbia già deciso, eh. È andato a contro. Come get your bone. There you go. L'ha addestrato benissimo. Ma sta cosa è stupenda. Sì, non è che il cane capisce la lingua, è semplicemente che il cane ha associato una parola a un oggetto e quindi sa cosa premere. Nel caso ve lo state chiedendo, non è il cane che ha imparato a parlare, è che il cane ha associato le parole agli oggetti, quindi sa che premendo gli arriva quello. Non soltanto si è avvicinato per assicurarsi se volesse effettivamente. Però è intelligente. Ha anche risposto direttamente: Kenny vuole l'osso. Assurdo, veramente, regà. Mamma mia. Io ve lo dico, se fossi un cane, questo qui sarebbe il mio tasto preferito. Alcuni di voi conosceranno questa persona. Comunque parla ruttando, ok? E a quanto pare, excuse moi, è andato ad ordinare qualcosa al drive-thru del Mac. Excuse moi. Ma dai, ma cioè... Buonasera, benvenuto a Trigger, sono... Ciao! Vabbè, ma fallo finire di parlare. Not, grazie per i tre, benvenuto a parlare, male, palatina. Ok, poi? E abbiamo un coupon. Ok, di che vabbè, però professionale il commesso. M, 5, 9, 2, 0. 69. Oh, guardate che questo è un sistema di rimorchio avanzato, eh. Guardate che ci sono un sacco di donne che arriva un uomo che ti parla, ti racconta la sua vita ruttando. Ma perché l'ha allungata così tanto? Basta così. Grazie, arrivederci. Oddio, raga, potete sentire la... Ma scusa, ma non dice niente. Cioè, quanto era scazzato il coso. Sentite qua. Primo sportello. Ma benissimo, ma il primo sportello, guarda questo qua, mi hai ruttato Arbeck. Scusate se mi è uscito romanaccio, ogni tanto succede. Comunque io ve lo dico, sono gelosissimo delle persone che riescono a ruttare a comando. Cioè io proprio non so ruttare, proprio zero. Io ci riuscivo qualche anno fa, quando avevo, no, una decina d'anni fa ci riuscivo, adesso non c'è. Cioè se rutto succede per sbaglio, ve lo dico. Sono purtroppo una persona che non sa ruttare, per alcuni sarà anche, non purtroppo, ma anzi, wow, complimenti. Però allo stesso tempo mi piacerebbe delle volte, fa ride, no? Ok, raga, guardate che figata. Una tastiera che quando premete i tasti, tipo, ci sta il gattino che fa. Che carino! Stupendo, lo adoro, bellissimo. Ok, delle ragazze che stanno facendo delle foto. Suppongo sia tipo uno specchio, vero? È tipo... È un vetro specchio che vedi fuori da dentro, ma... vedi dentro da fuori, ma non fuori da dentro. Quel vetro che soltanto da una parte, vedete? Ok. Oh, le ha coperto la tavola. Stavo vicino. Sono andati pure all'altro, le ha coperto gli occhi. No, stupendo. Scommetto che dato che ha bussato, le è venuto il dubbio. Ma non è che c'è qualcuno dall'altra parte? È andata lì a controllare e si ritrova questo. Vabbè, però in un certo senso se ne accorge che c'è una mano che gli blocca. Eh no, perché già vedi poco con quei vetri. Se poi metti la mano davanti, due domande se le fanno. Io sapete che cosa avrei fatto? Come vedo che Maurizio, si sta avvicinando Maurizio, grazie per i due. Metto la mano, palatino. Bella giornata, eh. Ogni pilota. Please don't worry about the power center to the airport. While it's off the cloud, it can be in the 60s and so forth. Wind speed. Maurizio, grazie per il tuo volo. Posso dire che certe volte faccio...
Questo è verissimo. Questo è verissimo. Quando sali sull'aereo non sei mai, io non ho mai capito un cazzo di quello che dicevano i piloti. Ma mai! Anche se parlava in italiano. Signore, il volo 574 alle 6:00, ricordiamo i passeggeri che il governo è all'uscita di sicurezza della bombola d'ossigeno. Le 8 sono rilasciate, staccate il cellulare, il volo partirà dalle 1:00 per accompagnare il landing. C'è cosa? E in inglese non è che migliorava, in inglese non si capiva un cazzo uguale. Anch'io fatica a capire se stanno parlando inglese o italiano. Tipo quando volo con ovviamente compagnie aeree italiane. Cioè io non so come cavolo fanno. Hanno un cavolo di macchinario che costa i milioni, ok? E non hanno potuto investire 30 euro in un microfono decente. Cioè regà, 30 euro vi bastano. Non è possibile questa cosa, io ve lo giuro, non ho parole. Scuola per, vabbè, diciamo guidare gli aerei, ok? Aeronautica, che cavolo è? Mangia il microfono. Indovina chi vince la gara delle cose gialle. Vediamo. Palese vince tipo lo scotch. Vediamo. Regà, sta veramente vincendo lo scotch. Oh mio Dio. Vai. No, 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 scotch, sopravvivi per favore. Sta volando troppo. No. Torna indietro, vai! Ok? Riga l'ansia. Mamma mia, partita uscita, la tira uscita. I taxi. Stanno morendo tutti. Attenzione. Comeback incredibile dello scotch che non molla, attenzione. No, regà, non ho mai avuto così tanta ansia per una roba del genere. Vai, vai, sì, sì! Ci siamo! Attenzione, l'auto dietro non molla! È caduta! Vai. Ferrari e scotch! No! No, per pochissimo! Per pochissimo! Mamma mia, ci stavo sperando troppo, ve lo giuro! Il nastro isolante, scotch, qualsiasi cosa sia, 100%, 1000% avrebbe dovuto vincere! Ha avuto una performance della Madonna! Cioè, qua ha fatto i peggio trick, roba del genere, ha buttato via persone fuori dalla pista, cose assurde, no, però alla fine vincono i ricchi. Va bene, non lo so, come vi pare. Una persona... ricchi... Che sta tagliando tipo qualcosa con la sega. Va bene. Dai, che stronzo, ma. No. Taglia anche quello. Cioè. Se ne accorge. Oh, ok, se ne è accorto. No. Raga, ve lo posso dire? Sembrava letteralmente un cartone animato. Non so se avete. Sì, veramente. Sembrava un cartone di Bugs Bunny. Non taglia le cose. Presente nei cartoni animati ogni tanto quando c'è un qualcosa. Ma molto spesso nelle scene proprio con le seghe, effettivamente. Questa frase verrà presa un botto fuori contesto comunque. Si è letteralmente comportato così. Sembrava un personaggio dei cartoni animati, guardate. Arriva lì, si ferma. Aspetta un attimo, c'è qualcosa che non va. Fammi tornare indietro. Cosa faccio se... Poi tra l'altro unica compagnia di fornitura di prodotti dei cartoni è la Acme. C'è solo l'unica compagnia che produce esplosivi, bombe, automobili, carri armati, elastici, razzi, missili, fuochi d'artificio, case, mattoni, cucce... La Acme! C'è solo la Acme! Produce qualunque cosa. Voglio che mio marito indossi qualcosa senza che sembri che faccio troppo la comandante, che glielo ordino, ok? E ordini i missili online. È come Amazon delle okay, armi. Vi posso dire una cosa? Lo odio questo TikTok, vabbè. E lo hai effettivamente indossato, maledizione. Sapete perché lo odio? Perché probabilmente farei la stessa identica cosa. Cioè, io ve lo dico, io non indosso le magliette perché... wow, guardate, ho i pantaloni neri, quindi mi indosso una maglietta. Sinceramente non me ne frego un cazzo, ti dico la verità. A me una maglietta vale l'altra, così come un pantalone vale l'altro. Sarò assolutamente sincero, l'estetica me ne fotte il grandissimo cazzo. A me l'unica cosa che mi importa in realtà è stare comodo. Se proprio devo andare a una fiera, metto dei jeans e una felpa, ma proprio perché devo andare in fiera. Se devo andare al supermercato mi metti i pantaloni della tuta lunghi o corti, una maglietta, una roba e vado, proprio mi sbatte un barone. Maglietta bianca per, diciamo, bilanciare i colori. No, in realtà tipo trovo la maglietta rossa che sta sopra tutte le altre, ecco come esempio. Indosso quella. Mi devo ancora riprendere, mica, mi sono ancora ripreso. Quindi sì, questa cosa la sto odiando ed anche tanto oserei dire. Ha cambiato idea.
È un chihuahua, probabilmente sta per... Esatto. No, no, no. Va bene la rissa, ma da dentro. Oh. Che infamata che è stata. Comunque, raga, l'ha spinto, che stronzo. No, no, sto video mi ricorda una... L'ha spinto fuori lui. Cavalca, grazie per l'anno insieme, Valentino, per entrare a combattere. Hai detto, vai, stronzo, vai a combattere. Ho visto recentemente. No, no, questo no, qui, raga, ha cambiato i team. Stupendo. Arrivano tre cani. Guarda, l'Italia nella seconda guerra. Qui, raga, ha cambiato i team. Stupendo. Arrivano tre cani. Voilà. Voilà. Quell'altro attraverso il cancello inizia ad abbaiare. Easy, easy. Oh mio Dio, stupendo, mamma mia. Fare il trend del rubare il telefono al mio ragazzo. Oh, what is this for? Oh, oh. I got your phone. Oh wow. I don't care. Oh, you don't ha vinto. Yeah, okay, fine. Wait, what? Stop, stop. Just what? No! No, ha abbozzato male. Sì, sono bravo a questo gioco. No, non lo sei. Ok, ok, ora non si scherza più. Effettivamente c'ha ragione comunque. Puoi toccare qualsiasi cosa che vuoi. Vai pure per i messaggi, le email, la galleria, qualsiasi cosa. Ma Clash of Clans non si tocca. Non giocandoci non... Questo slime dovrebbe essere utilizzato per fare le bolle. Vediamo come funziona. Ok, con la cannuccia. Vai. Ma scusami. Ma scusami. Sembrava un'altra cosa, comunque. Sembrava vagamente un'altra cosa, però non sembrava proprio una bolla, ma ok, questa sembra un'altra cosa ancora. Questo sembra un'altra cosa ancora. Perché è venuto, mamma mia. Ah, quello, l'ultimo sembrava un attacco di dissenteria acuta. Non me l'aspettavo per nulla, sinceramente. Quello è uno squarehouse devastante. Ho deciso, voglio anch'io questo slime adesso, ok? Proprio quando pisci dal culo. Io non so quali problemi hanno le persone che mi trovano i video, che mi fanno vedere video. Persone. E suonano la fisarmonica, oh, che cavolo è? Vestiti da Spider-Man in orizzontale. Sono dai palazzi, madonna. Vabbè, non è un palazzo, è una casetta, è un garage, però per capirci. Ho apprezzato un botto la professionalità perché comunque, nonostante il fatto che sia caduto, ha continuato a suonare. Sì, 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 è perso due vertebre. Si vede, questa è una persona, è Spider-Man, ok, è quello. Stupendo, mamma mia, vi giuro, ho adorato tantissimo. Ovviamente, ragazzi, questa persona non si è fatta male e anche se fosse era un centimetro di distanza, ok, dal tetto. Quindi, nel dubbio, YouTube è tutto quanto a posto, ok. Questo è pecco. Lei lo voleva però. Beh. Ma che schifo. Effettivamente lo voleva un po' di ma, più. Ma che schifo. Ma gli ha sbavato tutto quanto. Che schifo. Regalati per un cetriolo poi che fa cagare alla merda. Anche a lei, madonna, un cetriolo però. Che cavolo, lo stava letteralmente seguendo. E dai. Delle persone in classe? Oh, oh my god. Oh my god. Ok, ecco perché. Ma cos'è sta roba? Oh, mamma mia, questa è tipo una giornata media se state all'ITIS o all'Ipsia, regà. No, no, no. Se fossimo all'ITIS si sarebbero già sentito degli spari di arma da fuoco. Se fossimo all'artistico canterebbero con una canna in bocca. Quindi non diciamo ballo. Lo dico. Nulla da fare. Dian, grazie per la sub, venuto a parlare, Valentino. Questo video voi non avete idea. Soprattutto il fatto del giocare a GTA San Andreas su un portatile tipo di 20 anni fa. Anzi, ancora meglio se lo fate sul portatile della scuola. Mamma mia. È così goffo. Ignorate la mia risata. Cos'era? Cos'era? Cos'è questa risata? Sì, è decisamente molto goffo. Sì, sì, spero che questa non sia la tua risata reale, se no zia ti devi far operare le corde vocali d'urgenza. Io te lo dico.
Ma che... Perché mi sta abbagliando in questo modo? Sì, effettivamente è strano, mamma mia. All'alba vincerò. Vabbè, in realtà non sta abbaiando, ti sta cantando. Vincerò, cioè, raga, questo cane ha talento. Quando la tua macchina non parte. È vero. Insomma, questo cane è vero. Vabbè, è vero. Quando gira la chiave fa. In realtà non sta abbaiando, ti sta cantando. Cioè, raga, questo cane ha talento. Quando la tua macchina non parte. Perché è così dannatamente vero? Effettivamente sembra Talking Ben. Oh, aspetta che finalmente posso pubblicare i miei video su TikTok. Abbozzato. Abbozzata, non lo so. Abbozzatx, ok? Nel dubbio, così non rompete. Io, regà, da Ben non me lo facevo dire. Anzi, adesso ve lo dico. Lo vediamo sul momento, se Ben mi dice sì o no. Ben? È vero che sono bravo a suonare il pianoforte? Yes. Modestamente, regà, lo so. Sono troppo forte, sono troppo... Vero questo è troppo forte? Lo stavo per menare, quindi si è spaventato, vero? Link del mio canale TikTok, lo trovi, mi chiamo come qui, quindi. Allora, con ordine e pazienza. Allora, devo pisciare, scusate un attimo. Devo pisciare, mi scappa da pisciare di brutto. Non so perché ho avuto una piscia della Madonna. Tanto l'abbiamo ancora di ore da mangiare. Create videos for your business. With hundreds of templates designed to get them performing their best. A parte il fatto che dobbiamo anche aspettare che tra poco dovrebbe arrivare anche il McDonald's, quindi guarda, adesso pubblico un attimo i video, tanto guarda, di tempo ne abbiamo talmente tanto, guarda, ho fatto 24 video, così almeno se mi bannano per un'altra settimana, almeno, esatto, siamo alle prime 3 ore, esatto, quindi voglio... Nel dubbio, guarda, siccome ogni settimana periodicamente mi bannano per una settimana, Coco, grazie per la sub, ultra paravale, Valentino. Siccome per una settimana mi bannano periodicamente per una settimana, ho fatto 24 video, così nel dubbio sono già 3 ore. Beh, zio, un po' che sia qua, eh. È ancora lunga. Hai voglia, ne manca 9. Hai voglia, manca 9. Verso fine live, ragazzi, improvvisiamo, perché io non ho neanche preparato video per 12 ore, te lo dico. Improvvisiamo un attimo, se ti bannano per 24 mesi. Ah, ma guarda che patato, l'altra volta mi avevano risegnalato 1 miliardo di video a caso. Ho fatto ricorso, stavolta almeno mi hanno sbannato nel giro d'1 ora, quantomeno. Mi hanno sbannato nel giro d'1 ora, perché... Ma secondo me c'è qualcuno che si è organizzato per segnalare i video su TikTok. Secondo me qualcuno si è organizzato, perché è impossibile. Perché sta succedendo a un sacco di persone. Sta succedendo a un sacco di persone, non solo a me. Solo che io c'ho il culo parato, perché io c'ho l'agenzia dietro, eccetera, eccetera. È querelari. E io non so chi cazzo è. Come fa? Chi querelo? Non so chi cazzo è. Fortuna che mi sono messo dietro, mi sono preoccupato di avere tutti i contatti, perché sennò qua... It's Manuele, grazie per la sub, non te la farò male. Querelo tutto. Querelo tutti. Tutto e tutti, querelo. Vaffanculo, sorda.
Allora, vai, manca, non ne mancano tantissimi, ci siamo quasi, va, fangulo. Ciao Andre, come va? Ciao Bari. Tutto bene, Valentino, grazie mille per i 300 cir. Raga, vedete, non riesco a svegliarmi oggi, è una cosa incredibile. Sarà che sono partito subito con la streaming, sono ancora un attimo... Devo svegliare, raga, sono un attimo ancora addormentato. Ma che cazzo vuoi che faccia a TikTok? Andre, ti consiglio l'iPhone Motorcycle tipo Bad Drivers, ma con le moto. È molto carino. Ci posso guardare anche se è un po' rischioso, voglio dire. Brevi la level up, adesso. Ma che, ho ordinato il Mac, dovrebbe arrivare 10 minuti, bevo la level up. Viene fuori una merda, cioè. La level up è buonissima, ma non col Mac. Cioè, level up all'anguria col Big Mac non è proprio il massimo della vita, ve lo dico. Stiamo pubblicando. Il cellulare che sta sudando, ci sta dando dentro. Dormi live? No, perché che cazzo, cioè... Un conto è fare come fa Gischianto, che è simpaticissimo, che gli rompono il cazzo, ma a me dormo in live, che cazzo c'è? Che gusto c'è a guardarmi mentre dormo? A parte che Russo, che sembra un trattore, quindi... sarebbero il giorno dopo mi troverei 4000 clip dove il mio naso viene usato per simulare una turbina d'un aereo. No, alla fine Nomi non l'ho fatta venire io, non l'ho fatta venire io perché in 12 ore, poveretta, che cazzo faceva per 12 ore? Sarebbe bella. Facciamo after, sì, vabbè, ma come facciamo after? C'ho anche un sacco di cazzi da fare, Ho organizzato... la pubblicità del libro a Lucca, poi una sera mi sa che la live la faccio partire dopo perché c'ho... tipo una sorta di semi-intervista da fare per il libro. Poi che cazzo è? Poi c'ho altra roba che il 19 non credo che ci sarò. Non posso dirvi il perché. Non mi sa che sì, che il 19 non credo di esserci. Sono un sacco di cazzi. Come mai ieri non c'eri? Patato, ho dovuto organizzare la live di 12 ore di oggi. Se facevo la live ieri non avevo il tempo materiale per stare a organizzare la live di oggi. Raggiamo ad Aldo Giovanni Giacomo? No, perché secondo me c'hanno il copyright dietro. Secondo me c'è il copyright. Mentre i film di Bud Spencer e Terence Hill non credo proprio ce l'abbiano. Non credo proprio ce l'abbiano perché ci sono i film completi su YouTube. Matthew, Johnno, grazie per la sub entrambi. Benvenuti da Paramare, Paratini. Film di Bud e Terence io non penso ce l'abbiano... non credo proprio ce l'abbiano perché ci sono interamente i film completi su YouTube, quindi Fantozzi sì, Fantozzi mi sa che ce l'ha, Fantozzi mi sa di sì, Bud e Terence non credo. Dopo giochiamo a Fall Guy, è uscita anche la nuova stagione, sarebbe un'idea, sai che sarebbe un'idea, almeno per vedere la nuova stagione. Ciao Andrea, ma questa live verrà messa su YouTube? Sì, probabile. E chi si farà in questa live? Abbiamo fatto tre orette di giochi e reaction, ora in teoria ci guardiamo un film di Bud e Terence, che mi arriva il McDonald's. Mattia, grazie per gli 11, mi trovi per male, palatino, poi ci guardiamo altra roba. Stai andando a ruttare, dico ti. Poi sicuramente giochiamo un po', tra l'altro pensavo anche di giocare un po' a GTA 5 stasera. Di fare un po' la campagna di GTA 5. Guardiamoci tornei mondiali di bocce. Le emozioni volano! Tanto la campagna di GTA 5 non sarà mai una cosa seria, cioè ammazzerò gente completamente a caso, cioè investo persone, far esplodere cose, non sarà mai niente di... Niente fagioli? Eh no, Patato, non ho avuto il tempo. Non ho avuto il tempo di preparare la roba. So che per molte persone, specialmente le persone che sono nate prima del 60, è difficile da comprendere, però faccio un sacco di cose, so che è difficile da capire, ma... Ne ho fatti 1000 da Assassin's Creed, quindi... Sto arrivando, raga, è un secondo che sto finendo di caricare i video su Trick Track. I mariti che trasportano mogli. Ma se non fosse sempre uguale, lo farei. È che visto uno, visti tutti, secondo me. Non è come il coso di Strongman, che è fico vedere le gare. Lì trasporti la moglie, vai. Perché non fai Cyberpunk? Stavo pensando di fare Cyberpunk, sai? Secondo me è figo da portare in live anche Cyberpunk. A parte che dobbiamo vedere anche un altro gioco che ho fatto, perché ho preso anche un altro gioco da fare tipo quiz. I Corda, grazie per i due, entrambi per bene, Baratino.
Mentre sei bannato puoi farli video da tenerti dopo. Non posso rispondere alle domande, però posso fare video dicendo mi hanno chiesto questo, me le salva nelle bozze. Vediamo se riesco a finire di caricare tutti i video prima che mi ribannino, perché c'è anche questa possibilità, che vengo bannato prima di aver finito di caricare i video. Ma Tomb Raider? Ah, questo video probabilmente verrà segnalato. Ho fatto lo stitch a un vegano e con del macinato in mano e gli ho detto le mucche fanno mu ma una fa mumu. Secondo me questo verrà segnalato. Dov'è questo verrà? Questo verrà segnalato. È molto probabile, è molto probabile. Ah, ma è facilissimo, vedete che trovo il vegano inacidito che segnala, figurati. Tanto TikTok non frega un cazzo, basta che qualcuno ti segnala, non è che deve esserci il motivo. Loro nel dubbio ti buttano giù il video. Per bullismo contro le mucche. Per bullismo contro le mucche. Ma io non me le cerco. Ma sì, no, io non arretro nella mia posizione, Lodi, non mi sembra corretto. Perché se io arrendo, vincono loro, e non è giusto che vincano loro. Perché il sarcasmo, l'ironia e lo scherzo è sacrosanta ed è sancito dalla Costituzione italiana. Io non trovo giusto che vincano loro su questa cosa qui. Non lo trovo corretto. Cioè, le persone devono avere il diritto di poter ironizzare sulle cose. Non mi sembra giusto che ti bannino perché hai scherzato, quindi... No, TikTok non è cinese, TikTok... Cioè, sì, cioè, quello cinese si chiama in un'altra maniera, ma tecnicamente TikTok non è cinese. Reagiamo ai Carmageddon? Cos'è i Carmageddon? Il gioco cos'è? Ecco, voilà! Pubblicate tutti, che cazzo di fatica! Questo lo scartiamo perché non serve. A posto! Ora rimango... Oh, guarda, ora tengo qua TikTok aperto, scommettendo anche il buco del culo, che finirà tutto bannato, guarda. Ci scommetto anche il buco del culo, guarda. Lascio aperto qui. Ogni tanto ci butterò un occhio, sarà una strage. Allora, che cazzo? Ah, volevo vedere anche il video "I fan controlla la mia vita". Pazzi. Pazzi. Voi siete pazzi. Everybody! Sto già morendo di freddo. È l'1 dicembre oggi. L'1 dicembre. Per il popolo! Un paio di anni fa andava di moda su YouTube un format che hanno fatto praticamente tutti gli YouTuber, ovvero i miei follower comandano la mia vita per 24 ore. Quello che facevano era semplicemente pubblicare delle storie su Instagram con dei sondaggi, per esempio vado a mangiare un hamburger o una pizza, ok, cose così. I follower votavano e poi loro nella vita vera andavano a fare quelle cose lì. Noi però ovviamente non vogliamo copiare, quindi abbiamo fatto una cosa totalmente diversa, se non ve l'avessimo detto probabilmente non li avreste neanche collegati. I sondaggi non li abbiamo pubblicati su Instagram, ma su TikTok. Ricordatevi di lasciare un mi piace perché sennò vi faccio fuori. Stavo scherzando. Magari la gente mi prendesse sul serio. Direi di non perdere altro tempo e andiamo a vedere il primo sondaggio. Ho deciso di farmi questo tatuaggio super mega iper virile. Che schifo, ma oh dai, ma quello è deturpare il corpo. Però non so dove farlo, quindi scegli o qua sul collo o sulla guancia. Attenzione, 46% collo, 54% guancia. Ma dai, no, ma questo no, dai, ma non puoi deturparti. Eravamo lì lì. È stata combattuta questa. Bene, andiamo nel salone di bellezza dei tatuatori. Conosco un tatuatore che è veramente uno dei... È finto, per forza, no, ci ho pensato dopo, è finto. Migliori in Italia, se non nel mondo. Benvenuti nel mio salone, fratelli. Prego, cerca su YouTube scherzo a sensitiva in diretta TV. Lo conosco. Non te ne pentirai, lacrime di gioia. Grazie per 250. Tatueremo una bellissima principessa delle acque. Non ma so. Cosa stai dicendo? I tatuatori non parlano bene, lo sanno tutti. Ho un letto comodissimo. Prego. Cioè, mi dovrei sdraiare qua sopra. Certo. Cioè, ci sono due letti a distanza. Stia in silenzio, cliente! Ma che... tatuaggio mi metto poi? Decido io. Ah, sì. Shut up, cliente!
potrò sapere delle informazioni. Per favore, si metta giù. E come faccio a mettere... Muoviti, cliente! Ma io un tatuatore così scorbutico non l'ho mai visto. Benvenuti nel mio studio, oggi avremo questa cavia. Cliente, tenga... Ascolta, no, non ce la faccio più, cliente... ho mal di testa. Godo. Il cliente ha sempre... Godo. Come godo. Immaginate al dentista. Dottore, sto male. Godo, stronzo. Così pari a non lavarti i denti. Metteremo questa graziosa e bellissima e super virile sirenetta. Come si fa a mettere i tatuaggi? Mi stai seriamente chiedendo come mettere i tatuaggi? Non eri un tatuatore? Stia zitto. Giri la testa. Perfetto. Adesso, per favore, non si muova. Cos'è? No, è acqua, però imbevuta nella spugna con cui puliamo i piatti. Infatti sento un odore di merda. Non ci credo che è la spugna con cui laviamo i piatti. Per quanto tempo devo rimanere così? C'è scritto 5-6 minuti. Ma che c***o dici? C'è scritto 5 minuti, ma sono così da mezz'ora. Girati bene, fai vedere l'opera d'arte. Bellissima. Bellissima, tesoro! Posso muovermi o devo rimanere qua altre 3 ore? Sto tavolo scomodo in culo. Mi scusi, cliente, per caso non è soddisfatto del servizio? Ma vai a cagare te il tuo servizio. Ragazzi, siete invidiosi. Ammettetelo. Guarda, c'è un livello di fashion incredibile, vero? Ammettetelo. Quanto sembra un trapper. Mamma mia. I trapper. Ma è quello che ho pensato. Boh, raga, ma siete pazzi? Adesso vado in giro. Nuoto giù nel mare, sono una sirena. Sì. Dopo questa disgrazia andiamo a vedere cos'altro avete scelto. Devo tagliarmi i capelli e quindi qua entri in gioco te. Me li faccio tagliare da mio fratello oppure vado da una parrucchiera? Adesso controllo, ma detto sinceramente. Scommetto quello che volete che mi hanno Albino, fatto tagliare i capelli da sto pillo. Ma è palese, 80%. Allora, partiamo con il taglio del secolo. Oh! In questo in realtà non è che ti distingui tanto, patatina, scusami, in questo non è che ti distingui tanto dai parrucchieri base, che se gli chiedi un centimetro di capelli ti tagliano mezzo metro, cioè mi faccia solo le punte, ma certo, vrum, ti stipotano la testa. Oh, pranked, prima regola dei parrucchieri, always be pranked. Che taglio vuole oggi? Non mi interessa, stia zitto. Everybody, yeah, hai already sbagliato, yeah, yeah. Ma cosa stai facendo? Sto tagliando i capelli? Meglio che posso. Meglio che puoi, ci sono 2000 buchi. Adesso facciamo un po' qua in mezzo. Come qua in mezzo che devi finire ancora di qua? Stai zitta. Cosa ne pensi? Cos'è sto schifo? Cos'è sto schifo? Sembra che dei cani ti abbiano rosicchiato la testa. Cos'è questa merda? Pensate voi finora. Sì, mi fa un po' schifo. Taglio finito. A metà prezzo, che c***o vuoi? Na 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 na. Mio Dio, na na na. Ma sembra che hai la scabbia. Che pure gli effetti musicali a questo parrucchiere. Ho fatto 2 foto al mio cliente. Adesso le guarderà e mi darà un'opinione. È soddisfatto? Mi spieghi cos'è? Sembra i tagli di capelli che si fanno i ribelli in Mad Max. Sta coda di topo. Direi che possiamo andare avanti con la prossima sfida. Adesso dovremo utilizzare il telefono, vero? Dovrà, io non devo fare niente, io guardo. E adesso capirete perché. Tu controllerai la mia vita per 24 ore. Infatti voglio fare uno scherzo telefonico, però bisogna capire a chi farlo. Questa scelta spetterà a te. Chiamo un numero casuale della mia rubrica oppure un rubrica completo sconosciuto dal registro telefonico. Dai, guardiamo i risultati. Ha vinto uno sconosciuto. Quanto? 73%. Attenzione. Merda, quando ero cinno, cioè quando ero ragazzino, quanti scherzi telefonici ho fatto. Quante stronzate che ho fatto. Che ve l'ho detto 1000 volte, chiamavo, fingevo di essere l'idraulico, l'ingegnere, il medico. Ma io chiamavo e dicevo cosa a caso. Salve signore, sono il dottor Rosellini. Ho chiamato perché mi è stato detto che lei aveva intenzione di procedere penalmente contro il mio cliente e volevo far sapere che prima di procedere penalmente dovrà versare una tassa di... Ma chi è? Chi è? Oh, ha sbagliato numero! Non è signor Rosellini. Ma il migliore che ho fatto, me l'ho anche già raccontato.
Mi pare, me l'avevo anche già raccontato. Ho chiamato a casa di uno, gli ho detto: salve, sono il signor Paolillo. No, aspetta, che cazzo avevo detto? Ah, no, ho chiamato e ho detto: salve, sto cercando il signor Paolillo, è in casa? Allora la tipa giustamente ha fatto: guardi, ha sbagliato numero, ma qua non c'è nessun Paolillo. E io: ah, grazie. Aspetto 10 minuti, richiamo e faccio: salve, sono Paolillo, qualcuno mi ha cercato? Silenzio tombale. La tipa non ha detto niente. Io: pronto. Ma guardi, ha sbagliato numero. Ma non mi ha cercato nessuno. Ma chi è? Io: sono il signor Paolillo. Ti giuro che io pensavo vincesse l'altro. Mi dica. Qua c'ho un pacco Amazon intestato a Giuseppe. È mio marito? Sì, ma chi lo... non so. E qua dove l'avete? Abitate in via Kruzkibar. Noi dove abitiamo? Kruzkibar. Qua c'è scritto via Kruzkibar. No, noi non abitiamo in quella via lì. Qua c'è un libro di dei life hack di 5 minute. E io non li conosco. Qua non so, i life hack si saranno sbagliati, non so, capisco. Lei dove abita? Guardi, io abito... Come dove abita, scusami? Come dove abita? Ma come, scusa, ti chiama il corriere e gli chiedi dove abita? Ah, funziona così? Si chiede l'indirizzo di casa del corriere. Scusi, ma lei dove abita? A Barton. La seconda volta che me lo portano sto pacco, quindi non Sebo, grazie per il set, non credo che l'abbiano ordinato. Perfetto, le auguro una buona giornata. Anche lei, buonasera. E viva 5 minute. E se ci sei vaffanculo. Alla fine. Mi spiace per le persone che ho importunato, però per 5 minutes questo è altro. Per la prossima sfida faremo scegliere agli utenti di TikTok se farmi bere quello che c'è all'interno di questa scatola verde oppure farmi bere quello che c'è all'interno di questa scatola rossa. Ma se non si sa che cos'è. Però non sapranno cosa c'è all'interno delle due scatole, quindi sarà una scelta completamente a caso. Se voteranno quella verde dovrò bere la Coca-Cola, che quindi è una bevanda che mi piace, non mi fa schifo. Mentre se voteranno questa rossa dovrò bermi il Krakenwagen. Cos'è il Krakenwagen? Che cos'è il Krakenwagen? Confidiamo che gli utenti di TikTok facciano la scelta giusta. All'interno di questo... Non ho potuto farmi le blu, patato. Il mio parrucchiere ha detto che si rovinavano troppo. Queste due scatole ci saranno rispettivamente una bevanda buona e una bevanda che mi fa terribilmente schifo. Però non sai quale, quindi scegli o scatola verde o scatola rossa. Tengo a precisare che è passata tipo una settimana da quando abbiamo caricato i... Vorrei fare anche io la sfida. A tot di sub faccio una schifezza. Sarebbe interessante, sarebbe uno stimolo ad incrementare le sub. Al raggiungimento giornaliero di tot sub faccio una schifezza. Adesso ci vorrei pensare, non è che mi viene in mente, però... Sondaggi, quindi io mi sono completamente scordato... Il codice Andrea Dell, il codice level up è Andrea Dell. 49% e 51%. Ha vinto la scatola rossa, che mi sembrava fosse quella della Coca-Cola. No! È tornato! Utente di TikTok! È colpa vostra! E sotto qua c'è... Ma siamo seri! Allora, per chi non lo conoscesse, questo è un succo. Solo che è un succo di verdura. E qua già... Schifo! Ma non una verdura qualsiasi! I crauti! Succo di crauti! Adesso ditemi voi chi beve il succo di crauti! Ma che schifo il succo di crauti! Ma che schifo! Che cazzo è il succo di crauti? Ma chi cazzo se lo beve il succo di crauti? Perché se è in commercio sta cosa qualcuno la prenderà! Ascelle! Boh, che puzza, la sento anch'io! Boh, cioè, urina! Vacca bestia! Forza e coraggio! Sì. Che cosa sta... Pensa che sta roba è salutare, è addirittura biologica. Fa bene al tuo corpo. Ti sembra faccia bene al mio corpo? Cosa vuoi? Devi provarlo anche te. Oh,
Vecchio, ma che schifo ti rimane Astra, in bocca. Grazie per chi fa passare la partita. Per piacere con quell'alito. Cioè, avete presente quando tirate un rutto? Cioè, non so se... Bel esempio, sì. Vabbè, avete capito, no? Tira un rutto e ce l'avete sentite... Vabbè. Sì, c'è un po' di rigurgitino, eh. Uguale, solo che rimane per 10 minuti. Cosa stai dicendo? È come un rutto persistente in bocca. Uguale. Bello. Non siamo qui al lago a caso. Infatti, il sondaggio che abbiamo caricato su TikTok è il seguente. Avrai la possibilità di scegliere cosa farmi fare durante la giornata. La prima scelta è farmi fare un tuffo nel lago gelido oppure farmi fare una passeggiatina tranquilla. Guarda, indovino quale hanno scelto, Sì, ma così non vale. Dovevi mettere due cose orrende in modo che almeno uno sceglia l'imbarazzo della scelta. Così è talmente lampante il risultato che... Sei pronto a vedere i risultati? Ma tanto so già cosa avranno votato quei bastardi. Anzi, io sono curioso di sapere quanti hanno votato per la passeggiata. Quante persone hanno un buon cuore e non vogliono la mia morte? Cioè, persino di più dei capelli. 88%. 46.000 persone hanno deciso di farmi buttare nel lago gelido. Minchia, quanta cacca che c'è qua, però. Frederick in questo momento è molto scorbutico. Chissà perché. Eccolo. Sto già morendo di freddo. Muoviti allora. È l'1 dicembre oggi. No, tu sei pazzo. No, ma tu sei fuori. C'è un bagno nel lago il primo dicembre. Ma te sei matto, vabbè, non è che posso prendermi la broncopolmonite, Ma che sei fuori? Ma non esiste proprio, ma vaffanculo. Qualcosa di schifoso va bene, che mi becco la bronchite, ma anche no. Oggi, l'1 dicembre, io sto per fare il bagno l'1 dicembre. No, aspetta un attimo. Tu vuoi dirmi che adesso devo andare a piedi scalzi su questo pontile pieno di... Cioè, ragazzi, ma che schifo. 947 verruche incoming. Ma che schifo. Non era previsto questo nella sfida. Se non lasciate un like, vengo a trovare. Per il popolo. Peggio ancora così. Punto esclamativo Prime, Patatino, per aiutarti a collegare il link. Tieni, muoviti! Sto stellina buona, hai il potere della sirenetta, però sfruttala. Giusto, sono una sirenetta io. Ai piedi, piedi. Devo dire che da spettatore è molto meglio. La testa, non il cappello. Sì, cos'è? Tieni il cappello. Ma si può, mi è entrata pure l'acqua nelle orecchie. Vorrei personalmente ringraziare il popolo di TikTok. Ho visto lo squalo. Aver fatto la scelta giusta. Complimenti. Comunque devo dire che chi ti ha fatto il tatuaggio l'ha fatto proprio bene, perché resiste anche alle basse temperature. Ma è ancora lì, quindi non si leva con l'acqua. È di alta qualità, vecchio. Mi sembra un barbone. Ho visto lo squalo, raga. Seduto su un pontile pieno di merda. Devi levarti la maglia, zio, sennò non cala l'ipotermia. Sembra un rapper fallito. Devi levarti la maglia. Guardatelo. Hai qualche problema? Ma lei è Freddy F. Una volta faceva video su YouTube. Cosa le è successo? Vai sul sito progettoarca.org. Il destino di ogni TikTok. E scegli la donazione regolare. Bene, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se volete un altro episodio... Scusate, ma non le voglio vedere un altro. Nei tuoi momenti... Da favola. E cioè? Ah, ok. O nei tuoi pranzetti più belli. Belli? Che spaccano. Ma vaffanculo, va. È piena di ghiaccio. Via. Per il popolo. Ah! Ah! Qualche settimana fa abbiamo fatto dei sondaggi su TikTok in cui vi... No, ma The Terence aspetta che mi arrivi il McDonald's, non è che... Andavamo a chiedere che sfide dovesse fare il signor Fred. Voi avete deciso e lui ha eseguito. Alla fine di quel video però è stata proposta una cosa orribile, ovvero chiedere un altro episodio. Bene, il video ha fatto 45.000 like, quindi una cosa assurda. E allora siamo qua a fare il secondo episodio. Oggi quindi io dovrò fare le sfide. Ma prima di iniziare, mi raccomando, TikTok, confido in voi. Stiamo per arrivare a 300.000 iscritti e sarebbe veramente una figata arrivarci prima della fine dell'anno. Se guardate spesso i nostri video e non siete ancora iscritti, mi raccomando, fatelo, che a noi ci aiuta veramente tanto. Detto questo, andiamo a vedere il primo sondaggio. Come vedete, io sono con un bellissimo maglione di Natale, mentre David è in maglietta, non a caso. Questo perché vi ho chiesto nei sondaggi di scegliere tra queste due sfide: o si deve togliere la maglietta e quindi andare in giro al freddo in canottiera, oppure se si deve mettere altre 30 robe, 30 felpe, 30 magliette, morire di caldo e trasformarsi in una palla.
questa è una sfida, vedi? Questa è una sfida interessante. Mettersi 400 magliette addosso e morire di caldo, andare fuori e morire di freddo. Questo è interessante. Devo dire che è stata molto combattuta questa scelta. Infatti, questi sono i risultati. 30 maglie. No, avrei preferito di gran lunga andare in giro senza maglietta. Resisto molto. Io il freddo lo reggo bene, il caldo no. Caldo lo odio. E via, è cominciato. Beh, ha fatto palestra, è diventato più grosso. Sembri una persona con le braccia secchissime, le spalle giganti. Madonna, che schifo. Io adesso sto pensando, ok, stai tranquillo, è solo caldo, ma mi stai impanicando. Cioè, piuttosto perché togliere tutto. Stai zitto, non dirlo. Ma è messa bene. Vacca boh, che schiena! Vacca boh! No, girati! Vecchio! Hai una cicca! Ma fa bene il maranzo! Dammi un pugno qua. Lo senti? Sì. Ma schifo sta roba! A cosa serve? Cioè, adesso devo andare in giro così? Sì. Buffone. Ma sembra che abbia fatto 2 anni di palestra, ragazzi. Il paese. Oh, ma chi è sto qua? Quando vai al cinema e nascondi il cibo. Cioè, ragazzi, da queste gambe cosa vi aspettate? Una persona magra, no? Poi vi alzate. 12 maglie, 9 felpe, una giacca, 4 cappelli, 7 mascherine. 4 cappelli, 7 mascherine. Ovvio per star sicuri. No dai, c'è una signora. Ok, facciamo finta di niente. Ci sono due signore. Ma ti dico, guarda che vedendoti così, se non ti fissassi attentamente, non lo noterei neanche. Ti dico la verità, se non ti fissassi attentamente, non ci farei neanche caso, perché non è che penseresti che uno ha 18.472 cose. Ma che cos'è? Sono venuti a picchiarti. Ragazzi, è giunto il momento di fare un'altra storia Instagram e chiedere al popolo altre sfide. Cosa? E tu pensavi fosse finita qui? No. Guardatelo, è messo in queste condizioni, ok? Adesso dovete scegliere. Gli facciamo fare un piccolo allenamentino oppure no? Ma cos'è? Ma che sondaggio è? Vediamo. Ma che sondaggio vediamo. Fai un allenamento o no? Allenamento? Quale? Tipo solleva 2 punte e fai il bilanciere con quelle. Perché... Chi sceglie il no? Questo è il sondaggio più truccato della storia. Inaspettatamente ha vinto il fatto che tu devi fare l'allenamento. Quindi adesso pensiamo un attimo. Allora, io direi che una corsetta ci starebbe, sei no? Pazzo! Beh, una corsetta così. Sì, ma senza quella roba o con la roba addosso, scusami. Per aumentare il battito cardiaco. Io non respiro più. Attenzione. Ma tu sei pazzo! Ma con quella roba addosso! Ma come fai? Ma muori! È partito! Rocky, signori! Fino a dove devo arrivare? La grazia di un sifone. Fino in capo al mondo. Che bello che è passeggiare mentre quello lì invece corre in queste condizioni. Sento proprio il sapore della vendetta. Io non volevo farlo questo video, ok ragazzi? Sembra un talebano. Un talebano, ok? Cos'era? Allora, se questa... Mi si è dislocato un braccio. Una trazione. Ciao, io sono Baracco. Faccina che abbraccia, come stai? Bene, Valentino. Come sta procedendo la maratona? Bene, dai. Ancora un po' affondato. Va bene, grazie mille per i 400 circa. Piacere, Davide. In teoria sta per arrivare il Mac. Ciao, ragazzi. Ciao. È un filatone, quindi andiamo. Dopo essermi messo in ridicolo davanti a non so quante persone, direi che possiamo tornare a casa. Madonna, che look! Vacca boh! Poi metti tutto a posto te, che wow. Ok, aspettiamo un attimo, un minuto, che adesso in teoria la mappa dice che è qua. Tempo che lo sento suonare. E poi vado a prendere la roba. Poi mettiamo Bud e Terrence, che poi mangiamo. Vediamo se mi hanno già bloccato. No, per adesso no. Per adesso sembra che vada ancora tutto bene. Per adesso siamo ancora a norma di legge. No, a posto, direi che siamo ancora a norma di legge, perfetto, dai. Va tutto bene, per adesso va tutto bene. Hai usato Glovo? No, ho usato Just Eat. Come sto battendo il video? Potrebbe essere la nuova emoticon del canale.
Dovrebbe essere un nuovo emoticon, scusa. Mettiamo questa qua, mettiamo questa foto. Questa è la benedizione che io do alle papere quando mi chiedono di benedirli prima degli esami, vedi? Sono in religiosa e silente preghiera in attesa di una dolce abluzione a base di gesta e cibo, ambrosia e nettare. Che hai preso al Mac? Boh, ho preso un Big Mac menu con dei nuggets. Dei nuggets. Con i film di Bud Spencer mi sembrava un ottimo sostituto. Mi sembrava un buon sostituto. Sì, ma c'è scritto che era in arrivo. Hai ordinato da mangiare? Sì, non ho neanche sentito. Cibo, nutrimento arrivato. Allora, il nutrimento è arrivato. Ora, nutrimento.